Noi però vogliamo scoprire qualcosa di più sui sibillini che abbiamo ammirato tutto il giorno. Così salutiamo i nostri amici e saliamo ancora più in alto, dove incontreremo la guida che ci accompagnerà in un luogo affascinante, ma anche impervio: la Gola dell'Infernaccio. Ciao Vincenzo, buongiorno. Buongiorno Paolo. Allora, siamo all'Infernaccio. Sì, siamo all'Infernaccio. So che qui hai una storia da raccontare. Vincenzo conosce benissimo questi luoghi. Ci porterà all'eremo di San Leonardo, raccontandoci la storia, che ha racchiuso in un libro, di padre Pietro Lavini, che ha ricostruito l'edificio con le sue mani, pietra su pietra. Questa idea nasce nel novembre 2015 e nell'agosto, esattamente nel primo anniversario della morte, che è il 9 agosto del 2016, questo libro è stato presentato proprio qui. Passeggiando sui sibillini è praticamente inciampato in questi ruderi di un antico tempio che era sulla strada tra Loreto e Roma, e poi tornando a casa nel suo monastero che stava a Lambro, ha avuto questo sogno di notte del Signore che gli diceva: tu mi ricostruirai questo castello. Questo? E questa è una cosa molto simpatica, perché era il garage dove padre Pietro custodiva la sua cinquecentina, costruito da lui, e quando veniva dal paese o scendeva dal suo monastero, lui recuperava la 500 o la lasciava, e con questa raggiungeva Rubiano, il paese, Lambro, insomma, raramente, però lo faceva. Guarda caso, questa località si chiama Le Pisciarelle? Si chiama Le Pisciarelle, naturalmente, come documenta la natura stessa, e questo è il punto da cui parte il sentiero. Il percorso accanto al fiume è davvero affascinante. Dobbiamo tirare il fiato. La salita ci sta mettendo a dura prova, però lo spettacolo vale davvero lo sforzo. La salita è faticosa, ma lo sforzo viene ripagato quando finalmente arriviamo all'eremo. Alla fine di una camminata, di una salita che dura circa 45 minuti, si arriva a vedere questo splendore, e c'è da capire le persone che arrivavano qui su da padre Pietro, lo vedevano questo edificio e gli dicevano: Sor Pie, ma non mi dica che l'hai fatto tu. Poco tempo fa, a distanza di neanche 2 anni dal terremoto, il monastero è stato rimesso in sicurezza e adesso ha parzialmente riaperto. Questa cosa era un sogno fino a poco tempo fa. All'eremo c'è anche un gruppo di amici di padre Pietro, arrivato fin quassù nel giorno in cui viene ricordato il santo cui è dedicata la chiesa. Una bella occasione per vivere fino in fondo l'opera e la proposta spirituale di padre Pietro, il muratore di Dio. Dietro la figura di padre Pietro c'è il sogno. Tanti personaggi che io ho incontrato hanno come minimo comune denominatore il sogno. Nel mio cuore resta ancorato l'esempio di questo frate che, contro tutto il mondo, contro la famiglia, contro il suo ordine religioso, contro tutto, quando tutti gli remavano contro, è riuscito incredibilmente a realizzare il suo sogno.